100 rose per Gianni Gangale. La Confartigianato Pistoia ha voluto festeggiare l'arrivo del Natale così, con uno spettacolo benefico a favore dell'artigiano Gianni Gangale, che venne gravemente ferito durante una brutale rapina nella sua casa di Buriano nel 2013, ferita che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. L'evento, patrocinato da Comune di Montale e Confartigianato, ha avuto luogo al Castello Villa Smilea di Montale. Si tratta di una commedia dal titolo Le femmine hanno un punto in più del diavolo, messo in scena dalla compagnia teatrale I Ruspanti. L'appuntamento ha coinciso con il tradizionale brindisi d'auguri della Confartigianato. Quest'anno Confartigianato vuol fare qualcosa di diverso, un po' più legato alla solidarietà. Infatti tutto è ricavato della giornata, e non solo della giornata, perché pubblicheremo un IBAN perché chi non è potuto partecipare, non ha potuto partecipare oggi, però vuole essere vicino alla situazione, e quindi comunicheremo un IBAN sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook fino al giorno di Befana, dove sarà possibile fare donazioni o quant'altro ritenuto opportuno per questa causa. Era qualche anno che lo facevamo nella nostra sede, e quest'anno Montale, che ha il cuore veramente vicino a queste situazioni, veramente sentite questi momenti di solidarietà, noi come Confartigianato siamo e saremo sempre su Montale, perché per noi è un territorio, una terra veramente, ma veramente vicina, umana. Infatti noi siamo nella sede della Misericordia di Montale, quindi questo collegamento col territorio è fantastico. È un'iniziativa importante che ha, diciamo, uno scopo benefico, e che bene, secondo me, si affaccia nella parte, diciamo così, inaugurale anche del periodo natalizio. Quindi è uno spirito giusto, iniziare con il piede giusto. Confartigianato di Montale, nelle vesti del suo presidente Enzo Gazzarri, e anche provinciale, appunto, con il presidente Balli, hanno voluto scegliere la location di Villa Smilea, il comune di Montale, per poter portare non solo, appunto, i saluti natalizi, e quindi già questo è un ringraziamento da parte nostra, ma soprattutto per portare questo momento di aiuto e di intrattenimento, ma con uno scopo ben preciso, a un ex artigiano, quindi a un ragazzo giovane della nostra piana, che ha avuto la sfortuna veramente di incombere in una tragedia.